Buonasera a tutti voi e ben ritrovati. Si stima che il soffocamento sia la seconda causa di morte dei bambini tra gli 0 e i 4 anni, ma il dato che fa davvero riflettere è che nella maggior parte dei casi è presente un adulto che non sa come intervenire quando appunto si verificano questi incidenti fatali per cause accidentali. Noi questa sera vi spiegheremo come evitare questi incidenti, lo facciamo subito con i nostri ospiti che vado a salutare. Do il benvenuto ad Alessandro Guidotti, che è il presidente della Croce Rossa di Piacenza, al dottor Paolo Mochi, che è medico torino dell'ospedale di Piacenza, e poi abbiamo il professor Carmine Navarra del Raineri Marcora e Massimiliano Gervasi, che è istruttore della Croce Rossa. Io partirei subito con il presidente della Croce Rossa di Piacenza per spiegare quello che è il ruolo della vostra associazione nella formazione appunto per evitare questi incidenti. Croce Rossa si occupa di soccorrere le persone in stato di necessità, ma crede molto nella formazione, quindi nella prevenzione. Questo progetto nasce da lontano, è un progetto nazionale dal 2008 che è stato poi abbracciato anche dalla Croce Rossa di Piacenza nel 2011, quindi ormai sono 5 anni che stiamo operando e noi comunque formiamo in tutti i settori, dalle scuole alle aziende, ai circoli privati, dove ci chiamano, appunto mandiamo i nostri istruttori per spiegare quelle che sono le manovre, appunto per evitare che un possibile problema possa diventare irreparabile. Ecco, la formazione è fondamentale, non bisogna lasciare nulla al caso, soprattutto a creare problemi a volte è l'istinto, vero Massimiliano? Sì, in effetti la persona che assiste all'evento spesso fa movimenti inconsulti oppure si comporta in modo sbagliato e quindi può cagionare anche il peggioramento della situazione. Per cui è molto importante la formazione, non bisogna lasciare nulla al caso, perché la fortuna a volte ci aiuta e a volte no. Quindi la priorità è assolutamente, diciamo, oltre alla formazione, anche all'informazione e alla prevenzione primaria, cosa molto importante. Ecco, intanto ne approfitto per salutare i nostri studenti che sono qua con noi questa sera, che ci aiuteranno in questo compito. Vediamo appunto che stanno tagliando degli alimenti, quindi presenterei subito Francesca Bolzoni, Felice Licari, Alessandro Licari, immagino che siate fratelli. Voglio salutarvi subito e chiedervi insomma che cosa ci mostrerete poi questa sera. Allora, oggi vi presentiamo come tagliare questi alimenti appunto per prevenire queste cose e vi presentiamo subito appunto come fare. Ecco, perché Massimiliano, ricordiamo che il cibo è il principale responsabile, no, delle ostruzioni delle vie aeree dei bambini. Allora, diciamo che il cibo principalmente il cibo e i giochi sono i principali appunto responsabili dell'ostruzione delle vie aeree. Addirittura, facendo riferimento all'introduzione della giornalista Di Marzia all'inizio della trasmissione, sono la seconda causa di morte per cause accidentali dopo gli incidenti automobilistici per morte appunto dei bambini da 0 a 4 anni. Oltre al cibo però vedo che tu hai portato anche degli altri oggetti, dei giochi. Sì. Esatto, allora, se mi può inquadrare la regia, faccio vedere alcuni giochi che ho portato. Ecco, i più pericolosi sono i giochi smontabili, quindi con pezzetti che si staccano. Poi abbiamo ad esempio dei tappini, ecco qua vediamo i tappini delle Biro, che anni fa erano tappini chiusi, quindi potevano andare a ostruire le vie aeree se ingeriti da un bambino. Adesso i tappini delle Biro li fanno con i tappini aperti, quindi nel caso di ostruzione delle vie aeree questo permette il passaggio dell'aria.
Altra cosa che abbiamo portato, ad esempio, le valve degli ovetti sorpresa. Anni fa erano aperti, quindi una valva poteva ostruire le vie di un bambino, adesso le fanno in sicurezza con le valve unite, come possiamo vedere. Vedo che hai anche dei fazzoletti, lo scotch. Sì, allora, ecco, ho portato questi fazzoletti perché comunque apparentemente sembrano innocui, però ad esempio la linguetta adesiva, e questo è successo a una carissima collega con una figlia di 6-7 mesi, può essere pericolosa. E questa bimba appunto ha ingerito questa linguetta, si è messa in fondo alla gola, si è collabito in fondo alla gola e ha creato un'ostruzione. Molto pericolosi anche i palloncini. Se i palloncini quando scoppiano restano sgonfi e quindi un bambino piccolo va a metterlo in bocca, questi aderiscono alle mucose dell'apparato respiratorio e possono dare ostruzione delle viere. L'ultimo caso, il 17 settembre scorso, quindi neanche un mese fa, in provincia di Messina, una bimba di 2 anni è morta proprio a causa del palloncino. Ecco, io pregherei la regia a questo punto anche di mandare in onda una fotografia che è davvero inquietante, una foto che arriva dall'ospedale Gaslini di Genova, che mostra gli oggetti che sono stati recuperati dalle vie aeree dei bambini. Davvero è inquietante, vediamo di tutto e di più, delle chiavi, dei chiodi. Vorrei quindi chiedere al dottor Mochi, otorino dell'ospedale di Piacenza, se ci può spiegare anche proprio dal punto di vista anatomico come funzionano le vie aeree del bambino e magari fare anche un raffronto con quelle dell'adulto. Sì, ci sono delle condizioni anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel bambino che predispongono all'ingestione di corpi estranei e al blocco delle vie stesse. Il bambino ha una lingua più grossa a livello della base dell'adulto, occupa quasi tutto il cavo orale, ha le tonsille più grosse, ha un'epiglottide. L'epiglottide è una lamina cartilaginea rivestita di mucosa che sta nella parte superiore della laringe e che è destinata durante la deglutizione ad andare a chiudere la laringe in modo da deviare il cibo verso l'esofago, impedendo al cibo di entrare in laringe e in trachea. Questo però comporta naturalmente il blocco della laringe in quel momento. L'epiglottide è più alta, tutta la laringe è più alta rispetto all'adulto, è più stretta, più larga, lo spazio antero-posteriore della orofaringe è più ristretto rispetto a quello dell'adulto. Quindi c'è molto meno spazio destinato al passaggio di aria nel bambino rispetto all'adulto. Questo fa sì che un corpo estraneo più facilmente si incastri nelle prime vie aeree e ne determini il blocco parziale o totale. Il bambino inoltre ha una respirazione nasale pressoché obbligata inizialmente, poi incomincerà a riuscire a respirare dalla bocca più tardi e ha dei riflessi di deglutizione meno maturi di quelli di un adulto. Ha la carenza dei denti posteriori, quindi la masticazione è più frammentaria, più imprecisa rispetto a quella di un adulto. Ha l'abitudine di fare più cose insieme, per esempio può correre e mangiare, può correre e mettersi in bocca qualcosa e questo può favorire l'ingestione di corpi strani. Dica. Ecco, invece l'adulto appunto è differente, dovremmo avere anche una foto che dimostra proprio le differenze. L'adulto incomincia ad avere delle tonsille che o non le ha per intervento o comunque sono relativamente più piccole rispetto a quelle di un bambino, quindi lo spazio relativo aria-tessuti è più favorevole al passaggio dell'aria. Ha una laringe più bassa, quindi c'è più spazio fra la base della lingua e la laringe. L'epiglottide è più, quella lamina di cui parlavamo prima, è più spostata verso la base della lingua e meno piegata rispetto a quella del bambino, quindi la via aerea è più libera. Ha una laringe, corde vocali più voluminose, ha naturalmente dei riflessi deglutitori più pronti, più attivi
e ha tutta la dentatura, quindi la capacità di masticazione, di triturazione del cibo è maggiore rispetto a quella di un bambino e naturalmente poi è più attento a quello che fa. Professor Navarra, ormai il cibo davvero è salute, quindi sì. Cambia anche, diciamo, il ruolo degli chef del domani, no? Sì. E cambia anche il ruolo educativo della scuola in questo senso. Certo. Diciamo che noi come programma non insegniamo proprio questo ai ragazzi, insegniamo a tagliare, ma non insegniamo questo ai ragazzi. C'è stato portato questo problema all'attenzione da parte della Croce Rossa Piacenza, abbiamo cercato di dare subito una collaborazione anche perché all'interno dei ristoranti non è che sono consapevoli di quello che accade durante la masticazione di un bambino, quindi si tende ad andare sempre un qualcosina tagliato in modo grosso. E si potrebbe portare all'attenzione anche dei ristoratori, quindi si questa si nuova potrebbe cultura. Portare non solo all'attenzione dei ristoratori, ma anche di quelle scuole dove si occupano sia di mensa scolastica infantile che materna. Quindi magari una collaborazione con Croce Rossa cerchiamo di dare e di prevenire e far sì che questo non accada. E nelle scuole voi intervenite con la formazione, vero? Sì, assolutamente. Noi appunto, dicevo, dal 2011 su Piacenza e provincia abbiamo formato tante persone e siamo arrivati a numeri importanti, 13.000 persone formate. Fra queste ci sono bambini, noi andiamo nelle scuole elementari, in quinta, quando i bambini comunque sono già un po' più grandi, e nelle scuole medie, negli istituti superiori e poi in tutti i circoli, nelle parrocchie, siamo stati al circolo culturale, al centro culturale islamico, nelle imprese formiamo anche personale dipendente, proprio perché è giusto che questa cultura arrivi a tutti, questa possibilità di aiutare un bambino in stato di necessità. Dovrebbe diventare obbligatorio davvero come formazione, come tipo di formazione. Ecco, fra l'altro su questo approfitto per dire che nella formazione che è obbligatoria per la legge antinfortunistica non è espressamente previsto che ci sia questa materia delle manovre salvavita pediatriche, però è un servizio che Croce Rossa dà in più. Noi abbiamo a livello provinciale un primo gruppo che è nato di istruttori di Croce Rossa, persone che erano già formate, quindi già volontari di Croce Rossa, di una quindicina di istruttori. Proprio quest'estate abbiamo fatto un altro corso e ci sono altri 13 istruttori che a brevissimo saranno abilitati per entrare a far parte di questo gruppo e quindi riuscire a formare sempre più persone, piccoli e grandi, nonne, nonni, genitori, zii, insomma tutti. Dottor Mocchi, sappiamo che un bambino che sta soffocando purtroppo può anche non fare alcun rumore, no? E quindi è davvero importante che ci sia una visione totale del bambino quando mangia. Quali sono poi i sintomi del soffocamento? I sintomi dipendono dalle dimensioni, dalla forma dell'oggetto e dalla sua dislocazione, dalla sua natura. Per cui ci può essere un'ostruzione parziale che può portare a tosse, generalmente porta a tosse, ha incapacità a deglutire la saliva, quindi la saliva esce dalla bocca, alterazione del tono della voce, la voce cala, questo naturalmente se il blocco è a livello della gola, diciamo della laringe. Se però avviene un blocco completo delle vie aeree o prime vie aeree, laringe o trachea, la sintomatologia è molto più sfumata e improvvisa, cioè non c'è generalmente tosse, c'è la cianosi, c'è la scialorrea, cioè la fuoriuscita di saliva dalla bocca, non c'è voce, non c'è pianto e c'è una incassamento dei tessuti molli a livello del giugolo, della gola o del torace. Quindi è l'osservazione del bambino in quel caso e non la sintomatologia da rumore che attira il genitore. Se il genitore è presente, guarda il bambino.
Con Massimiliano, nella prossima puntata mostreremo quelle che sono le manovre salvavita, così anche i nostri telespettatori con semplicissimi gesti potranno salvare delle vite. Oggi però parliamo di prevenzione, quindi vogliamo dire quali sono, diciamo, le caratteristiche soprattutto degli alimenti pericolosi? Allora, gli alimenti pericolosi sono quelli lisci, gli alimenti quelli duri, quelli filacciosi, ad esempio può essere anche il grasso del prosciutto che tendenzialmente va ad aderire alle mucose. Qua ho portato alcuni esempi, ad esempio se la regia può inquadrarlo, abbiamo le caramelle di frutta gommose che sono appiccicose e facilmente vanno ad aderire alle viere. Pericolosi anche i confetti o comunque le caramelle di consistenza liscia, perché anche queste facilmente scivolano in fondo alla faringe e possono creare un'ostruzione delle viere. Quindi questi alimenti non sono adatti special modo ai bambini inferiori ai 3 anni. È meglio darli ai bambini di un'altra età, sicuramente superiori ai 7 anni, anche quando hanno un apparato dentale già abbastanza pronto per poterli masticare. Altro esempio, questo lecca-lecca, se il bastoncino si stacca può essere anch'esso un problema, può dare un problema quindi di ostruzione delle viere, quindi attenzione a questi alimenti. Poi abbiamo delle cicche, ok, la cicca è difficilmente gestibile da parte di un bambino, perché comunque quando il bambino ha in bocca la cicca gioca, si muove, ride, scherza e difficilmente riesce a gestirla. Anche queste sono consigliabili a bambini superiori ai 7 anni, non vanno assolutamente bene per i bambini più piccoli. Abbiamo preparato anche delle immagini in cui mostriamo la frutta, la verdura, per esempio l'uva, le ciliegie. In quel caso perché rappresentano un pericolo? Intanto vediamo magari al lavoro anche i nostri studenti. Allora, rappresentano un pericolo in quanto questi alimenti, se dati interi e con una consistenza simile alle viere, quindi rotondeggianti oppure tubolari, possono creare un'effettiva ostruzione delle viere. E possiamo parlare ad esempio dei pomodorini pachini, delle mozzarelline, dei wurster, che se tagliati a rondelle rappresentano proprio un tappo all'ostruzione delle viere. Poi, ecco, hai parlato appunto dei pomodorini, quindi io mi avvicinerei al tavolo degli studenti. Professore, per esempio, i pomodorini come vanno tagliati? Allora, come possiamo vedere, i ragazzi adesso stanno effettuando dei tagli di circa 1,5 cm per lato. Pomodorini, mozzarelle, non facciamoci tradire delle mozzarelline perché sono piccole, quindi la diamo interamente al bambino, ma è sempre bene tagliarla anche a pezzettini piccoli in questo modo. Stessa cosa per i wurstel, c'è chi magari molte volte ai suoi bambini prende il wurstel, lo dà a rondelle, è una cosa sbagliata, andrebbe fatta sempre in questo modo, come possiamo vedere da come sta tagliando il mio alunno, sempre a pezzettini piccoli, massimo 1,5 cm per lato. Stessa cosa l'uva essendo molto liscia tende ad incastrarsi, è sempre bene tagliarla cercando di togliere sia i semini e di dare solo la polpa ai bambini. Le mele stessa cosa. E la buccia è pericolosa? Anche la buccia tende ad attaccarsi alle mucose respiratorie, quindi è sempre bene pelarla un attimino. Una cosa molto fondamentale è il prosciutto crudo. Il prosciutto crudo ricco di grassi, come vediamo questo qua, tende, questo come diceva Massimo prima, tende a fermarsi nelle vie aeree. Tieni un attimo il cappellino. Quindi è meglio, quando prendiamo il prosciutto crudo, togliere tutta la parte grassa in questo modo, come possiamo vedere, e cercare di fare pezzettini piccoli in questo modo qua. Ecco, dei piccoli, bene. Dei piccoli ciuffettini, in modo che, togliendo sempre la parte grassa in questo modo, facendo dei piccoli pezzettini,
Io utilizzo un coltello che abbiamo tutti a casa, non prendiamo coltelli. Quindi basta un coltello normale, anche un coltello da casa che si hanno in cucina. Fare dei piccoli pezzettini in questo modo, vedete? Così, in modo che il bambino facilmente li decucchisca. Facciamoli vedere bene, devono essere piccoli. Devono essere molto, ma molto piccoli. Soprattutto per il prosciutto cotto, per il prosciutto crudo e gli altri affettati. Per quanto riguarda invece le verdure? Per quanto riguarda invece le verdure, come vediamo dal mio alunno che sta tagliando, è sempre bene non darle mai a rondelle o a julienne, la classica carota julienne che mettiamo nell'insalata, ma tagliarle anche se sempre una sorta di piccolo taglio da un centimetro per lato. E per quanto riguarda le carote che sono un po' dure, è sempre meglio lessarle in modo che le ammorbidiamo un attimino e il bambino riesca a masticarle un attimino meglio. Vedo che ci sono, avete preparato anche delle mandorle? Sì, le mandorle o la frutta secca in generale è molto pericolosa. In questo caso noi abbiamo preso il padellino perché ce l'abbiamo tutti a casa, le mandorle e con l'aiuto di un canovaccio che abbiamo a casa possiamo far divertire i nostri bambini mettendoli all'interno in questo modo, chiudendo e dandogli il padellino per farle colpire. In questo modo andremo a ridurre le mandorle in pezzetti piccoli. Ma a quel punto non sono pericolose, non possono andare di traverso? A questo punto no, non sono pericolose, non riescono ad andare di traverso. Ecco, dottor Mocchi, a proposito di cibo di traverso, è vero che il cibo che va di traverso può provocare anche delle polmoniti nei bambini? Sì, noi adesso abbiamo parlato genericamente di prime vie aeree, quindi le prime vie aeree si fermano alla laringe. Poi ci sono le vie aeree basse, trachea e bronchi. Un frammento molto piccolo, le noccioline in primo luogo e i frammenti di carota secondariamente nelle statistiche, possono infilare i bronchi e bloccare un bronco o un bronchiolo, perché poi andando più giù nelle vie aeree basse i calibri di queste strutture diminuiscono sempre più. Possono o bloccare completamente un bronco determinando la telettasia, cioè la chiusura e l'inutilizzo di quegli alveoli polmonari che sono serviti da quel bronco, o determinare nel tempo, fermentando, favorendo lo sviluppo di batteri, una polmonite o un ascesso polmonare. Quindi è vero che il pezzo piccolo non crea l'urgenza immediata e la soffocazione, ma può comunque creare un problema e necessita poi l'estrazione. L'estrazione che nel caso dell'alimento è particolarmente indaginosa, perché poi c'è la frammentazione. Si accorge del cibo che è rimasto lì? Il sintomo principale e iniziale è la tosse. E poi ci sono, se non c'è una evidenza immediata della cosa, l'evoluzione verso la forma infettiva, cioè la febbre, tosse, secrezione purulenta, catarro purulento, dispnea, però più progressiva rispetto all'occlusione immediata, naturalmente. Massimiliano, ci sono degli accorgimenti, no, per non arrivare appunto a questa situazione, quindi che cosa bisogna fare? Allora, è molto importante insegnare al bambino a gestire il cibo in modo diverso, ad esempio durante il gioco non dare alimenti al bambino, non permettere al bambino di giocare con il cibo, ecco, ad esempio fare a gare chi mangia di più, ad esempio lanciare il cibo in alto per giocare, oppure correre durante la merenda. Quindi questi sono accorgimenti molto molto importanti. Poi altrettanto importante è la sorveglianza del bambino. Questo è fondamentale, sorvegliare il bambino durante l'alimentazione, sia per prevenire appunto queste cose, sia per poter intervenire in caso di ostruzione, in caso ci siano dei problemi. Dottor Mocchi, le morti nel sonno
un incubo, un vero incubo per i genitori. E da cosa sono provocate? La morte nel sonno è il decesso durante il sonno di bambini che non hanno ancora superato l'anno di età. Per parecchio tempo si è pensato che fosse legato a un rigurgito con un'inondazione delle prime vie aeree. Recentemente si è rapportata invece la morte nel sonno a una immaturità di quella parte del sistema nervoso centrale che regola il battito cardiaco e la respirazione. Quindi ci sarebbe un mancato impulso alla respirazione e all'attività cardiaca da parte del sistema nervoso centrale e un arresto quindi cardiorespiratorio. In alcuni casi si è trovata, come reperto autoptico, la presenza di cibo nelle vie aeree, quindi si è rapportato questo a una inondazione delle prime vie aeree. All'atto pratico però sembra che la presenza di cibo sia l'atto finale di un evento già sviluppato comunque dall'arresto cardiorespiratorio. E ci sono delle condizioni che sono state viste essere legate alla morte improvvisa, quale la posizione del bambino, posizione sul fianco, posizione prona, il dormire nel lettone con adulti, l'esposizione a fumo passivo. All'atto pratico sembra che l'uso della tettarella e la posizione supina, quindi favorente il ristagno di eventuale cibo rigurgitato, invece siano protettivi nei confronti della morte nel sonno. E quindi, Massimiliano, quali sono i consigli per prevenire? I presidi per prevenire l'ostruzione delle vie aeree? Allora, innanzitutto possiamo fare anche una prova empirica a casa nostra, perché le persone a rischio, i bambini a rischio sono quelli che hanno meno di 2 anni, quindi, e la punta massima di bambini a rischio va dai 6 mesi ai 2 anni. Quindi se noi prendiamo un banale rotolo, questo è un rotolo della carta igienica, allora, e filtriamo i giochi attraverso questo rotolo, possiamo essere sicuri che possono andare bene per un bambino inferiore ai 3 anni. Ecco, vediamo, se non passa in questo rotolo vuol dire che va bene, ok? Naturalmente, anche se passasse, ma il gioco contiene delle parti staccabili, non va bene. Quindi il gioco deve essere liscio, non deve avere parti staccabili. Ecco, vediamo questo, che è marchiato CE, comunque è un gioco adatto per bambini di quell'età. Altra... Ecco, questi oggetti, e poi anche gli oggetti, soprattutto quelli piccoli, non vanno tenuti a portata di mano, immagino. Esatto. Allora, qui abbiamo portato ad esempio una pallina, dei bottoni, che sono presenti un po' in tutte le case, delle monetine. Ecco, questa forma rotondeggiante e il colore che attira tanto l'attenzione dei bambini può essere molto pericolosa, possono scambiarlo per un cibo, qualcosa di appetitoso, e quindi introdurlo nelle viere. Cosa particolare, che tra l'altro è molto pericolosa, sono quelle apparecchiature che contengono delle pile. Ecco, io ne ho portata una, questa contiene delle pile al litio. Non ha un sistema di sicurezza, per cui se svitata fuoriescono queste pile a litio che sono molto pericolose. Oltre al problema dell'ostruzione delle viere, possono anche dare problemi gravi di diverso tipo. Cioè, all'interno dell'apparato digerente a contatto con i succhi gastrici, queste pilette possono liberare sostanze caustiche, creare quindi delle lesioni importanti che possono compromettere anche la vita del bambino. Ecco, a proposito di lesioni, anche detersivi ovviamente vanno tenuti lontano dalla portata dei bambini. Allora, in particolar modo i detersivi che vengono usati per le lavastoviglie, quindi sotto forma di palline colorate, oltre al problema ostruzione, qui avremo anche il problema di avvelenamento, che poi affronteremo comunque in un'altra puntata, parlando appunto delle lesioni da sostanze caustiche. Anche i farmaci
Meglio tenerli in un cassetto in alto. Esatto. Allora, quando si porta il bambino, ad esempio, soprattutto a casa di persone, conoscenti, amici o parenti, bisogna fare ancora maggiore attenzione a queste cose, perché comunque i farmaci rappresentano anche loro, con le varie forme colorate, eccetera, possono un problema ostruzione, ma anche un problema intossicazione. Quindi dobbiamo tenerli lontani e non a portata di mano dei bambini, quindi chiusi a chiave, comunque in un posto non raggiungibile. Dottor Mochi, possiamo ricordare ancora una volta quali sono i danni provocati da un'ostruzione delle vie aeree? Il danno più pesante naturalmente è la morte per asfissia da occlusione completa. Il danno cerebrale legato a una insufficiente apporto di ossigeno per ipossia, danno cerebrale di diverso livello, bisogna vedere quanto tempo dura l'ipossia, la polmonite, l'ascesso polmonare, la telettasia polmonare e la necessità poi di sottoporre il bambino in ogni modo all'estrazione del corpo estraneo. Anestesia generale, tentativo di intubazione, edema delle prime vie aeree con difficoltà respiratoria successiva all'intubazione. Dottor Guidotti, lei ha dei figli, insomma, immagino che lei sì, applichi tutte queste precauzioni. Certamente sì, adesso i miei figli Federico e Maddalena sono grandicelli, perché il primo ha 10 anni e mezzo e la bimba ne ha 8 e mezzo, quindi sono usciti dall'età pericolosa, però... Si può insegnare anche a loro, no? Come evitare questi incidenti? Sì, assolutamente, anzi, Croce Rossa, come dicevo prima, fa questi corsi proprio ai bambini anche di quinta elementare, quindi l'età di mio figlio Federico, perché anche loro possono comunque intervenire e aiutare magari il fratellino più piccolo, oppure un amichetto che è in casa, perché sono poi, come vedremo, delle manovre anche molto, molto semplici, chiunque può attuare, mettere in pratica. Ecco, quindi l'invito veramente è quello di seguire comunque corsi che non fa soltanto Croce Rossa Italiana, ci sono anche altre associazioni che lo fanno, perché la formazione e l'informazione è molto molto importante. Per quanto riguarda Croce Rossa, se chiunque sia interessato può contattare anche dal nostro sito internet oppure la nostra sede, perché comunque teniamo tanti corsi in giro per la provincia. Croce Rossa ha compiuto 152 anni, se non sbaglio, quindi un bel traguardo. Eh sì, è vero, 152 anni nei quali aiutiamo in tanti settori, compreso questo anche dell'aiuto ai bambini in situazioni di pericolo. Professor Navarra, si può prendere spunto per insegnare queste tecniche d'ora in poi anche a scuola? Anche a scuola, e cercare di, siccome noi ci occupiamo anche di sicurezza e salute sul posto di lavoro, cercare magari di, insieme a Croce Rossa, creare una collaborazione in modo da far conoscere queste manovre di primo soccorso a tutti gli alunni dell'Istituto Alberghiero Ranieri Marcora di Piacenza. Massimiliano, qualche consiglio per concludere? Allora, concludendo, è molto importante la prevenzione primaria. Quindi è molto importante la sorveglianza del bambino, è molto importante non tenere a portata di mano oggetti, giochi o cose che possono creare ostruzione al bambino. Quindi particolare attenzione quando si va da un familiare, da un amico, non tenere a portata di mano ad esempio borsette, portafogli, eccetera, che contengono monete oppure cose che possono creare un'ostruzione delle vie aeree. E poi altrettanto importante la preparazione, cioè in caso di ostruzione delle vie aeree può aiutare la fortuna, può aiutare il caso, però la consapevolezza, la prevenzione e la preparazione sul comportamento corretto per risolvere una situazione complicata sono fondamentali. E queste cose si mettono in pratica facendo i corsi, appunto, e i corsi rispettano delle linee guida internazionali che cambiano ogni 5 anni, quindi sono riconosciuti a livello internazionale.
I corsi sono fondamentali, noi intanto abbiamo dato però qualche suggerimento, nella prossima puntata invece vi mostreremo le manovre salvavita. Io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi, ne approfitto per salutare la mia squadra, le persone che lavorano con me, il regista Filippo Adolfini, alla regia anche Alessandra Colpo che ha preparato anche tutte le grafiche, alle luci Michela Lunini e poi abbiamo alle riprese Massimo Ceresa e Davide Scaravaggi, insomma persone invisibili alle telecamere ma che fanno un grande lavoro per questa trasmissione. Grazie e quindi ci rivediamo la prossima settimana. Buona serata e grazie ai nostri ospiti.